Che dire oggi? Oggi è solo uno dei tanti tentativi per sollecitare la politica, è la prima che deve intervenire sulla nostra questione che è spinosa, dura da tantissimi anni e li vedete sullo sfondo i numeri. Queste sono le persone impegnate in questa settimana a lavorare, ma la cassa integrazione è in aumento, il bando è iniziato, ma non abbiamo ancora certezze. Sappiamo che possono esserci delle manifestazioni di interesse, ci auguriamo che le aziende interessate che hanno fatto una manifestazione di interesse abbiano un piano industriale e di conseguenza possiamo chiudere questo bando e finalizzarlo. L'ha detto lei, dietro vediamo i numeri delle persone appese a un filo, di quante persone parliamo, di che situazioni. Ci sono 67 dipendenti oggi a fronte di 107 all'inizio della vicenda, quindi parliamo di famiglie diverse monoreddito, quindi che si possono vedere togliere lo stipendio da un giorno all'altro perché questa vicenda sta andando a rotoli, in primis l'assenza della politica governativa che fino ad oggi non ci ha ascoltato. Esatto, oggi voi avevate invitato tutti i consiglieri regionali e gli assessori competenti e il presidente Toti. Al momento noi qua vediamo solo Arvocello e Lorenzo Basso. Qualcun altro vi ha risposto? Abbiamo ricevuto delle risposte da altri politici, disponibilità anche per seguire la vicenda, ma solo tre risposte al momento. Per il resto non abbiamo ricevuto risposte da parte della Regione dal presidente Toti. E ancora di più ci aspettavamo una risposta da Rixi che non è purtroppo arrivata, così come dalla Cavo, la quale si occupa del settore produttivo, quindi italiano. Essendo che la nostra è un'azienda che è un fiore, potrebbe essere un fiore all'occhiello se il governo decide di metterci mano. Per il refrattario in Italia e di conseguenza è un sito importante per la filiera dell'acciaio, della nostra produzione made in Italy. Cosa ci sgomenta è che un'azienda amministrata dallo Stato che prendeva ordinativi da un'altra azienda che è in mano al 32% allo Stato non abbia e non riscuota più l'interesse che merita.